Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Rete 8. Si è detto bene, siamo fuori dai cancelli dello stabilimento principale della Brioni qui a Penne, dove tra l'altro è orario di uscita. Ieri c'è stato il tavolo di monitoraggio al MISE, al quale hanno preso parte, oltre all'azienda, appunto il rappresentante del Ministero e anche i sindacati. In particolare la Brioni ha detto di voler diversificare la linea, di voler puntare soprattutto sulla linea giovanile, ha parlato di aumento della produttività e anche di export, in particolare nei paesi di Russia e Cina. Ma alla luce dell'incontro di ieri, ricordiamo che la Brioni in Abruzzo conta 1021 dipendenti negli stabilimenti di Penne, Montebello di Bertone e Civitella Casanova e anche il sito di Curno, qui siamo in Lombardia, in provincia di Bergamo. Vi dicevo, alla luce dell'incontro di ieri al MISE, qual è stata la reazione dei sindacati? Per voi il progetto presentato dalla Brioni è un progetto valido o no? Non crediamo a questo progetto, lo abbiamo ripetuto anche ieri al Ministero, perché siamo in presenza di un'azienda che non ci soddisfa nelle sue comunicazioni, perché non ci dà conoscenza di bilancio, non ci dà conoscenza degli investimenti e quindi per noi è un piano praticamente solo produttivo e commerciale. Siamo in presenza di un'azienda che negli ultimi 2 anni ha perso nel bilancio circa 70 milioni da quello che ci risulta e quindi siamo fortemente preoccupati. Siamo preoccupati per il lavoro, siamo preoccupati per i lavoratori e siamo preoccupati anche per tutto il tipo di organizzazione che hanno manifestato e che ieri ci hanno ripetuto per l'ennesima volta al Ministero. E siamo naturalmente con Luca Piersante, lo presento, della Wiltech Will. Voi martedì avrete un altro incontro in Confindustria con l'azienda? Sì, abbiamo un incontro per quanto riguarda l'integrativo martedì in Confindustria, però anche qui viviamo e passiamo in un momento paradossale, perché noi dobbiamo andare a parlare di un premio di risultato integrativo che va fatto e va costruito su alcuni parametri. Non avendo una bozza di bilancio, non avendo degli investimenti, non avendo una parte produttiva, non conoscendo lo spacchettamento di quante giacche, quante camicie, quante maglie si faranno, noi non sappiamo di cosa parlare e di quanto parlare. E siccome non siamo per prendere in giro né la gente, noi vogliamo capire martedì come loro intendono riorganizzarsi prima e una volta conosciuta la loro riorganizzazione, il loro piano industriale di investimenti, allora sì, potremmo passare a parlare di premio di risultato integrativo. Diciamo, e lo sapete, che la Brioni è una perla del nostro Abruzzo, nata più di 70 anni fa e rappresenta una perla anche nell'ambito dell'alta moda. E allora io vorrei chiedere a Carmela Chiola della Femca Cisla quali sono le richieste che voi volete fare all'azienda anche alla luce dell'incontro di ieri al Ministero per lo Sviluppo Economico. La richiesta maggiore è più che altro è un delucidamento su quello che ieri ci ha illustrato il dottor Malverde, che sembrerebbe possa avere degli esiti positivi e possano far sperare in un futuro meno incerto per quanto riguarda i lavoratori. Alla luce dei fatti però ci rendiamo conto che c'è un'organizzazione latente e questo è un'improduttività che comunque ci fa preoccupare, quindi quello che noi chiederemo anche all'incontro in Confindustria è di essere più chiari, ma soprattutto di delucidare quello che poi sarà il futuro vero dei lavoratori della Brioni. E non ci dimentichiamo che la Brioni è una realtà che noi non vogliamo perdere, perché è una realtà che è stata da sempre nell'area vestina e la vogliamo mantenere, e vogliamo che ciò che ci ha promesso l'amministratore delegato non siano solo belle parole, ma sia qualcosa che poi si concretizza e sia veramente di utilità per tutti. Per concludere, la Brioni, abbiamo visto, è un vanto e abbiamo detto non solo per l'area vestina ma un po' per tutto l'Abruzzo. Allora Achille Laguardia, CGL Filtem, lei prima mi ha detto vogliamo che venga rilanciato soprattutto il marchio Brioni, il Made in Italy, il Made in Abruzzo. Sì, noi non rifiutiamo i capi del gruppo Kering diversi da Brioni, cioè Gucci, Yves Saint Laurent, però chiediamo a gran voce il rilancio del marchio Brioni, che
è per noi quello che ci tiene in vita nel medio-lungo termine, visto che ha un margine di, producendo i capi brioni, il margine di redditività è molto più alto rispetto a quello dei capi del gruppo. E poi chiediamo anche una migliore organizzazione del lavoro che permetta di avere ai lavoratori una vita lavorativa appunto migliore, in condizioni migliori e adeguate alle persone, cosa che purtroppo oggi non vediamo perché viviamo in condizioni diciamo pessime lungo le linee produttive e non vediamo tutto il, cioè una mole di lavoro congrua con quante, con le ore che ci vengono proposte nei piani settimanali. Grazie, naturalmente poi ne parleremo in maniera più ampia nel nostro speciale serale. Io non so, Carmine, se hai qualche domanda per siamo i sindacalisti. Siamo in ritardo, Antonella, grazie, grazie. Ovviamente, dicevi giustamente, vi rimandiamo allo speciale di questa sera alle ore 20:40 in cui vi riproporremo un servizio ancora più ampio su questa importante vertenza che si è aperta all'indomani del nuovo piano industriale che è stato appunto illustrato al governo.